E benvenuti, io sono Stefano Bellumat, funzionario della categoria degli edili di Confartigianato Belluno e seguo anche l'ufficio sindacale e contrattuale. La riunione di stasera ha come tema il DURC di congruità. Due parole solo per dire che è un nuovo adempimento andato in vigore dal 1 novembre scorso. Abbiamo aspettato anche una quindicina di giorni e così abbiamo anche la possibilità, tramite magari i due tecnici che parleranno, che sicuramente in questi giorni hanno potuto anche chiarire alcuni aspetti che, come sempre, rimangono un po' difficoltosi, e quindi abbiamo anche questo vantaggio. Brevemente, il programma della giornata interverrà per i saluti la nostra presidente, la dottoressa Claudia Scarsarella, successivamente Giovanni Lovato, che è il presidente del gruppo Edilizia Confartigianato Veneto, a seguire i saluti del direttore della Cassa Edile di Belluno, l'architetto Danilo De Zaiacomo, e del direttore dell'Edilcassa Veneto, Andrea Rigotto. Li voglio intanto subito ringraziare entrambi della presenza, perché credo che sia la loro presenza testimoni anche un'attenzione verso il nostro territorio. Poi entreremo nel vivo della riunione con l'intervento dei due tecnici che abbiamo invitato e che ringrazio di aver accettato il nostro invito. In successione parlerà subito Enrico Biscuola, ingegnere, responsabile tecnico area sviluppo software Zucchetti, divisione nuova informatica, penso di aver detto bene, se no poi mi correggerà, che lavora con diverse casse edile, e poi il dottor Marco Durante, che è consulente CNCE nell'avvio e nella gestione dell'applicativo Edilconnect, che è quello strumento che permette l'interconnessione da tutti i sistemi e rilascia i certificati di congruità. Saluto, che vedo collegato anche prima, il collega Gianluca Bassiato, che è responsabile regionale dell'area categorie mercato. Alcuni consigli, suggerimenti funzionali alla buona riuscita della riunione dal punto di vista tecnico. Ecco, siete pregati di tenere i microfoni e la webcam spenti, così il collegamento risulterà più efficiente. Domande che o avete già in mente o che vi verranno in mente poi in seguito, anche in base agli interventi dei relatori, le fate sulla chat e poi vi faremo rispondere alla fine della riunione. Comunque vi informo anche che la riunione stessa verrà registrata e ve la invieremo già la settimana prossima. L'ultima comunicazione di servizio: mi ha pregato di portarvi i suoi saluti il presidente di mestiere Edilizia Fabio Zatta, e comunque vedo che il suo ufficio è collegato, che non ha potuto essere presente per impegni che si era preso prima. Bene, penso che possiamo dare avvio ai lavori e quindi darei la parola alla nostra presidente di Confartigianato Belluno, dottoressa Claudia Scarsanella. Buonasera a tutti, ringrazio tutti i partecipanti che vedo numerosi, quindi molto bene che abbiate accolto il nostro invito in modo positivo. Ringrazio in particolare il presidente Lovato per il suo contributo e i direttori De Zaiacomo e Rigotto perché la loro presenza è veramente importante e soprattutto credo che sia un bel segnale che il sistema Confartigianato è un vero sistema e va oltre, entra nei territori in maniera veramente proprio sistemica e intelligente, soprattutto quando ci sono temi così importanti, cambiamenti così importanti, dove un'associazione di categoria deve essere al fianco delle proprie imprese. Noi come Confartigianato
Abbiamo alcune imprese iscritte alla Dilcassa, alcune iscritte alla Cassa Edile di Belluno e quindi secondo me è veramente una cosa molto molto apprezzabile. Io sono veramente molto contenta che tutti i nostri associati questa sera possano essere rappresentati e possano capire di avere un riferimento. Questa cosa è importante perché credo che le aziende quando di fronte al cambiamento si sentano sempre un po' smarrite e quindi credo che l'associazione di categoria e le casse in questo momento l'essere presenti è di fondamentale importanza proprio perché non ci si sente soli in questi passaggi. Quindi ecco quello che voglio dire a tutte le aziende da presidente è che sapere di avere il supporto di un'associazione e del proprio sistema è quello che fa la differenza in questi momenti di cambiamento e quindi ecco, credo che siano questi momenti in cui l'appartenere a un'associazione di categoria fa la differenza. Vedo un bel gruppo, una bella squadra e quindi sono sicura che questa serata sarà proficua, riuscirà a chiarire le idee e poi potrete sicuramente, insomma, per eventuali dubbi, continuare un rapporto per questo ed altri temi, perché sicuramente, insomma, è quasi una giungla, no? E le novità e gli adempimenti sono così importanti e difficili che credo che poi però sentirsi parte di un gruppo e di una squadra che sta lavorando per voi e voi sapete che i vostri dubbi e le vostre difficoltà possono essere condivise anche da altri colleghi e supportate dai tecnici, credo che ecco, questo sia effettivamente quello che poi serve per accompagnare le imprese nel futuro, quello è lo scopo per cui ci troviamo questa sera, è lo scopo per cui la Confartigianato promuove queste attività. Quindi io non vi rubo altro tempo se non per dirvi appunto di tenere sempre a riferimento l'associazione e i nostri funzionari per qualsiasi problematica, qualsiasi dubbio e necessità e di vedere proprio questi cambiamenti come cambiamenti necessari per portare le aziende nel futuro. Tante volte sembrano magari meri adempimenti burocratici, in realtà c'è comunque, volendo trovare insomma qualcosa di positivo, ne parlavamo con il presidente nazionale Granelli quando ci siamo incontrati 2-3 settimane fa, che la lettura potrebbe anche essere quella di aiutare le imprese ad avviare una strutturazione nella propria tenuta contabile dei bilanci, quindi avere più sotto controllo la propria situazione. Quindi ecco, boh, non lo so se è un po' tirata per i capelli, però forse un lato positivo di questo DURC di congruità è questo e l'abbiamo proprio voluto trovare per cercare insomma di non vedere sempre tutto negativo, ecco. Grazie mille, vi auguro una buona serata, una buona continuazione. Grazie Presidente, proseguiamo allora quindi adesso con l'intervento di Giovanni Lovato, il nostro Presidente del gruppo edilizia Confartigianato Veneto. A lui la parola. Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito, è un onore per me essere qui. Come diceva giustamente la Presidente, l'impressione che questo DURC di congruità sia un'ulteriore incombenza che va a aggravare tutta una serie di altre incombenze burocratiche in capo all'imprenditore edile. Lo spirito di questa norma sicuramente è condivisibile, non solo il discorso che diceva giustamente la Presidente di dare stimolo alle imprese di crescere anche post-strutturalmente, ma anche il contrasto al lavoro nero e il contrasto al dumping contrattuale che molte volte ci trova in una situazione di concorrenza sleale. Se mi date 2 minuti vi do un attimo una piccola genesi politica di questo provvedimento. Sono molti anni che noi come categoria a livello nazionale cerchiamo di portare il più possibile in avanti l'attuazione di questo provvedimento.
Lo scorso anno, visto che ormai era imminente appunto l'attuazione, siamo stati al tavolo e siamo riusciti come Confartigianato a innalzare il tetto di 70.000 euro come limite minimo per la congruità, e inoltre siamo riusciti a far riconoscere l'apporto che la manodopera dell'artigiano, dei suoi collaboratori, dei suoi soci, sia anche questa conteggiata in questi numeri. Io confido che una volta definiti tutte alcune incertezze, alcuni aspetti oscuri, queste procedure possano diventare più semplici e di facile attuazione, anche considerato il fatto che adesso a livello nazionale all'interno di CNCE è stato istituito un tavolo di lavoro tecnico proprio per sviscerare tutte queste problematiche, e a questo tavolo partecipa con grande professionalità il dottor Andrea Rigotto, il nostro direttore di Cassa. Non vi rubo altro tempo, vi lascio ai vostri incontri tecnici e ringrazio ancora tutti per la presenza. Buona serata. Grazie Presidente Lovato. Subito la parola al direttore della Cassa Edile di Belluno, Danilo De Zaiacomo. Sì, ringrazio, ma soprattutto mi fa piacere aver sentito le parole dei due Presidenti che mi hanno preceduto, perché entrano, diciamo, nell'argomento che anch'io avevo cercato brevemente di impostare per dare una giustificazione buona e utile a questi nuovi adempimenti che le imprese sono chiamate ad assolvere. Saluto anch'io gli imprenditori, il personale tecnico e i consulenti del lavoro collegati. Ringrazio per aver organizzato questo incontro con Confartigianato, come ringrazio i relatori, l'ingegnere Enrico Biscuola e il dottor Marco Durante, per la loro partecipazione. Sono ambedue professionisti molto preparati e pertanto ci potranno dare un aiuto concreto ad entrare nelle nuove procedure. Porto anche il saluto del Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Belluno, di Dario Pietro Tonin e Marco Rossitto, che dovrebbero essere collegati. Svolgendo la nostra abituale attività di monitoraggio, ci rendiamo conto giornalmente dell'importanza che le norme che regolano concorrenza e il buon lavoro vengano applicate e rispettate. Credo che anche l'introduzione del DURC di congruità si è visto come un'ulteriore garanzia per le imprese che operano il mercato nel modo migliore, possano sentire i nuovi obblighi un po' meno gravosi. Ecco, mi collego al discorso della Presidente. Volevo dire anche che gli uffici della Cassa Edile di Belluno sono a completa disposizione per ogni chiarimento e approfondimento. Ringrazio nuovamente per l'organizzazione e tutti i partecipanti. Grazie. Direttore, adesso la parola a Andrea Rigotto, direttore del Cassa Veneto. Grazie, buonasera a tutti. Che ringrazio in primis la Presidente Scarzanella e anche il collega, permettimi di chiamarti così, Stefano Bellumat, per l'organizzazione. Io porto i saluti della Presidente Enrico Masetto, il Vicepresidente Pietro De Angelis e anche di tutto il Consiglio di Amministrazione. Non posso che condividere quello che è stato detto fino ad ora, in particolare dalla Presidente Scarzanella, perché uno dei temi effettivamente che preoccupano soprattutto la parte degli artigiani è quello di una gestione della manodopera nell'ambito dei cantieri. Per fortuna, poi lo sentiremo, i tecnici, il dottor Durante e anche l'ingegnere Biscuola, insomma, hanno in qualche modo messo in atto un sistema che consente una gestione centralizzata. Certo, è un adempimento innovativo, sì, però significa anche, per quanto riguarda le imprese, mettere sul piatto una gestione del proprio personale dipendente, che già di per sé fanno, perché tutte le imprese hanno una propria contabilità interna dei cantieri, quindi sanno dove vanno i propri dipendenti a lavorare. Ecco, questo è il passaggio che si deve fare per una corretta gestione della congruità. È certamente un adempimento, come è stato ricordato,
Però per quanto riguarda la parte artigiana in particolare, come ha detto anche il Presidente Lovato, si sta lavorando intanto a livello nazionale per dare una sorta di riscontro a quello che è il valore dell'attività lavorativa dei titolari, soci, collaboratori, dei lavoratori autonomi. Perché quando si parla di manodopera che lavora nel cantiere, chiaramente non possiamo esimerci dal considerare anche il personale titolari, soci e collaboratori. È un tema questo che è ancora in discussione per quanto riguarda il valore da dare all'opera che svolgono questi soggetti, ed è un tema che presumo verrà anche affrontato in quanto ha una valenza importante nell'indicazione dell'utilizzo della manodopera all'interno dei cantieri. Quindi io mi fermo qua, ringrazio, porto i saluti a tutti, naturalmente tutti gli uffici di Edilcassa. In questi giorni noi siamo molto sensibili alle richieste, soprattutto per la parte di registrazione del portale, che poi vedremo, perché senza la registrazione non si potranno attivare i cantieri, ma siamo anche certi che il sistema sarà in grado di dare a tutte le risposte, anche se è mancata un po' una fase di sperimentazione iniziale che speravamo potesse esserci. Grazie a tutti, buon lavoro. Io mi scuso solo di una cosa, che verso le 5:30, avendo poi un altro collegamento, dovrò lasciarvi, ma sicuramente seguirò con attenzione la serata. Grazie. Grazie direttore Rigotto, e quindi andiamo un po' al cuore della nostra riunione. Ecco, l'unica non raccomandazione naturalmente, ma insomma cerco di farmi un po' interprete anche dei nostri imprenditori, quindi chiederei, oltre che la chiarezza che di sicuro ci sarà, ma anche una semplicità se possibile nell'esposizione, perché le domande poi che ci fanno è: ma domani mattina dove devo mettere quel dato, come devo fare questa cosa, eccetera. Ecco, quindi con questa piccola raccomandazione do la parola al dottor Biscuola per il primo intervento. Grazie. Grazie, saluto tutti i partecipanti, ovviamente ringrazio Confartigianato e la Cassa Edile per l'invito, per l'opportunità un po' di fare questa opera, di diciamo questo racconto degli strumenti che si sta a livello di sistema nazionale cercando di mettere a disposizione delle imprese, dei consulenti del lavoro in primis, per poter diciamo affrontare nella maniera che ci è riuscita meglio dal punto di vista tecnico questa prima fase di introduzione di questo nuovo strumento. Il mio intervento sarà appunto abbastanza puntuale, spero, sugli strumenti che abbiamo messo a disposizione nella provincia di Belluno. Quindi vi parlerò diciamo fondamentalmente delle novità applicative, ma proprio uno schema massimo, di massima. Faremo un veloce diciamo esamina di quelli che sono gli strumenti, vedremo quali sono le informazioni importanti da compilare e da conoscere all'interno del cantiere e come queste diciamo informazioni confluiscono nel MUT. In realtà poi diciamo io, come sapete, rappresento la società Zucchetti, che è la società che all'interno territorio nazionale fornisce e gestisce la piattaforma MUT, ma i concetti che diremo valgono sostanzialmente per tutti i sistemi di denuncia che ci sono sul territorio, compreso anche quelli di CAS. Quindi, qual è la novità applicativa, se vogliamo, fondamentale che riguarda tutto il sistema di gestione del cantiere? Si modifica quindi la gestione del cantiere. Il cantiere diventa un'entità, un oggetto ben identificato, poi vedremo come, che andrà inserito esternamente alla denuncia mensile. Oggi, diciamo, chi dichiarava i cantieri era abituato a inserirli magari direttamente in denuncia, inserendo i dati richiesti dall'applicativo. Invece, in questo momento, da questo momento in poi il cantiere è un qualcosa che deve nascere al di fuori della denuncia, essere già presente sostanzialmente nel momento in cui io vado a fare la denuncia. Qual è il sistema in cui, qual è il software, diciamo, perché poi parliamo di sistemi software, in cui si inserirà il cantiere? Ogni cassa edile
ha deciso qual è il proprio sistema e quindi ogni cassedile mette a disposizione un sistema per la gestione dei cantieri sul territorio. Oggi ne vedremo, diciamo, un paio di esempi che coprono direi il 90% delle cassedili italiane, quindi diciamo di fatto con la presentazione di oggi più o meno abbiamo un'idea chiara di quali sono gli strumenti in uso. Un consiglio, e dopo vedremo anche qui ci sarà qualche magari considerazione che faremo assieme, comunque e anche cosa prevede, diciamo, il decreto da questo punto di vista. Comunque la buona pratica diventa quella di censire e inserire i cantieri prima di iniziare la compilazione della denuncia. Questa ha una serie di valori aggiunti, soprattutto il fatto che chi inserisce il cantiere predispone il dato e chi compila la denuncia può procedere alla compilazione della denuncia in maniera lineare. Penso ad esempio nel mondo dei consulenti del lavoro delle associazioni, dove è bene, diciamo, che il cantiere sia presente prima di iniziare a compilare la denuncia, in modo da poi da poter espletare l'adempimento di presentazione della denuncia senza interruzioni, senza accorgersi strada facendo che mancano dei cantieri e così via. Questo perché il MUT, come sistemi di denuncia in genere, non consentirà più di inserire una nuova scheda cantiere mentre sto compilando il MUT. Come vedremo dopo, se mi accorgo di avere dimenticato, diciamo, un cantiere durante la fase di compilazione della denuncia mensile, dovrò interrompere la compilazione mensile, passare a inserire il cantiere secondo aprendo un'altra scheda e poi dopo riportare questi dati nel MUT. Per questo, diciamo, un po' queste regole di comportamento diventano importanti perché l'adempimento fluisca nella maniera più semplice, più immediata possibile. Facciamo una rapida panoramica sugli strumenti. Le cassedili ANCE, quindi la cassedile di Belluno, aderiscono da diverso tempo ormai a uno strumento specifico che si chiama sportello virtuale delle cassedili del Veneto. È uno strumento che ha che risponde a questo indirizzo URL, che è valido per tutti i cantieri che hanno la sede nel territorio regionale del Veneto e, come sapete, chi lo ha già usato sa che l'accesso è unificato tramite codice fiscale e vale per tutte le sei cassedili aderenti, diciamo, in questo momento al circuito ANCE. L'altro portale di accesso che è sempre, diciamo, utilizzato dal sistema, diciamo, delle cassedili venete è il MUT. Okay. Il MUT si gestisce in due modalità, una modalità cosiddetta client che rimane attiva fino al 31/12 di quest'anno e poi verrà, diciamo, dismessa. Da gennaio 2022 sarà di fatto obbligatorio attivare la versione 4.0 del MUT, che è una versione interamente basata sul web, che è già attiva, quindi alcuni consulenti e molte imprese lo conoscono già perché magari hanno già operato con questo strumento, però diciamo diventerà obbligatorio dal 1 gennaio del 2022. Questo al client si accede, al MUT si accede attraverso uno username che è stato assegnato dalla cassedile, che è diverso cassa per cassa. I due strumenti che abbiamo visto prima, quindi che abbiamo visto adesso, l'osservatorio e il MUT, vengono unificati a partire dal 1 gennaio 2022 in quello che è il cosiddetto portale unico, portale unificato di accesso, che risponderà sempre allo stesso indirizzo, diciamo, internet, che è mut.cnc.it. Qui si accede, ogni utente procederà a registrarsi al portale attraverso una registrazione basata sul codice fiscale e, diciamo, dal portale unico si avrà un accesso unificato sia per quanto riguarda la gestione dei cantieri e sia per quanto riguarda la gestione della denuncia. Anche questo è uno strumento che è già attivo da più di un anno ormai, però appunto finora è stato facoltativo, quindi abbiamo un'adesione graduale da parte dei consulenti e delle imprese. Dal 1 gennaio 2022 sarà il canale, diciamo, stabilito per l'accesso. Cosa succede qua sostanzialmente quando io accedo al portale unico? Diciamo, il portale unico è diviso in tre aree. Nell'area di sinistra ci sono il solito menu
diciamo, con le impostazioni del profilo utente, quindi dove l'utente ha la possibilità di inserire o di modificare o di mantenere la propria email, il proprio indirizzo, il numero di telefono, e la sezione degli accrediti, dove appunto vengono registrati gli accrediti del consulente, dell'utente che si è registrato, ai vari applicativi abilitati all'interno del portale unico. Quindi in questo caso io simulo un utente col mio nome che ha l'accesso al MUT secondo un certo codice di accesso, l'accesso alla gestione dell'osservatorio secondo un altro un codice di accesso, in questo caso si equivalgono, e quindi diciamo da questa dashboard è possibile vedere, diciamo, l'insieme degli accrediti disponibili, e poi l'operatività avviene nella griglia centrale dove, selezionando, diciamo, l'applicazione, selezionando la cassa edile, selezionando l'account che si vuole utilizzare, si procede all'accesso alle varie applicazioni. Quindi c'è un punto unico con un'unica password e un unico codice di accesso, che è il codice fiscale individuale. Attraverso il portale unico, diciamo, l'impresa o il consulente hanno l'accesso a tutti gli applicativi collegati e integrati all'interno del portale unico. Detto questo, quindi, vediamo cosa succede per quanto riguarda la gestione del cantiere, sempre, diciamo, all'interno dello strumento dell'osservatorio o sportello virtuale dei cantieri. Quindi, quando noi saremo entrati, diciamo, dal portale unico nella sezione osservatorio, ci troviamo un layout grafico sostanzialmente identico, dove il menu di sinistra cambia e quindi propone, diciamo, una serie di voci di menu che poi sono commentate, diciamo, nei manuali, ma quello che ci interessa in questo momento è la gestione della denuncia di nuovo lavoro. L'inserimento del cantiere all'interno dello sportello unico, dello sportello virtuale, si esegue inserendo la denuncia di nuovo lavoro. Ora, poi dopo parleremo, magari se avremo modo, di chi è il soggetto che gestirà la denuncia di nuovo lavoro. In ogni caso, quando noi apriamo la gestione della denuncia di nuovo lavoro, si apre un elenco. Ecco, come mi chiede di attivare l'audio? C'è un audio attivo. Se vi chiedo scusa, se è possibile spegnere gli audio aggiuntivi. In ogni caso, io mi trovo all'interno di una lista di tutti i cantieri che ho inserito fino a quel momento, e vedete che la denuncia di nuovo lavoro inserita dall'impresa in precedenza ha uno stato di approvazione che è attribuito dalla cassa edile normalmente, e qui vediamo per la prima volta, prendiamo conoscenza con quello che è il codice univoco cantiere, o come lo troverete scritto in molti punti, codice univoco di congruità, che è un codice appunto che viene assegnato dal sistema. Dopo ci torneremo sopra e vediamo quali sono le caratteristiche di questo codice, e che è quel codice che consente poi allo sportello della congruità, che vedremo anche successivamente con l'intervento del dottor Durante, di raccogliere le informazioni relativamente a tutta la manodopera dichiarata su questo cantiere e di gestire poi l'attestato di congruità o DURC di congruità, come volete chiamarlo. È importante, quindi, la prima cosa da sapere è che un cantiere, per essere, diciamo, operativo ai fini della comunità, deve avere un codice univoco strutturato in questa maniera. E dopo ci torneremo un attimo sopra. Vediamo intanto cosa succede, perché tutte le funzioni per operare sui cantieri e sulle denunce di nuovo lavoro le trovate nel menu denuncia di nuovo lavoro. Allora, la prima cosa che io, che mi sarà richiesta dal sistema quando inserirò una nuova denuncia di nuovo lavoro, scusate il bisticcio di parole, è qual è il territorio in cui vuoi inserire il cantiere. E quindi gli scenari sono sostanzialmente tre. Voglio inserire il cantiere nel territorio Veneto. Abbiamo detto che lo sportello virtuale, anche se io sono entrato appunto come utente iscritto alla cassa edile di Belluno, però ho la necessità di inserire un cantiere perché sono andato a operare in provincia di Padova, è nel territorio Veneto, lo inserisco direttamente nello sportello unico. E quindi si apre la maschera, che per noi è la maschera della denuncia di nuovo lavoro, con le varie sezioni dell'impresa dichiarante, del committente, dei dati del cantiere e dei subappaltatori, che sono, diciamo, le informazioni che in maniera guidata
vengono richieste affinché il cantiere venga censito e codificato in maniera completa. Vediamo quali sono queste informazioni, vediamo quali sono i punti fondamentali. Innanzitutto, diciamo, il sistema chiederà il tipo di lavoro, se si tratta di un lavoro in appalto o in subappalto. Importante questo aspetto qua, come poi avremo modo, come è stato detto, probabilmente anche scritto in molte FAQ emanate dalla, chiarimenti emanati dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili, normalmente nella stragrande maggioranza delle situazioni la denuncia di nuovo lavoro deve essere inserita dall'appaltatore. In tutti i casi in cui l'appaltatore è abilitato ed ha la possibilità di farlo. Il caso in cui un subappaltatore sia, diciamo, chiamato a inserire una denuncia di nuovo lavoro sono casi particolari e, diciamo, eccezionali. Il flusso normale è che la denuncia di nuovo lavoro, per il motivo che vedremo tra un attimo, la inserirà l'appaltatore, l'impresa affidataria principale. La seconda informazione è il committente dei lavori e l'indicazione se è un committente pubblico o privato. Come sapete, la normativa della congruità prevede due percorsi diversi per i cantieri a seconda se il committente è pubblico o privato. Per i lavori pubblici tutti i cantieri sono soggetti all'attestato di congruità, per i lavori privati solamente quelli al di sopra di una soglia di valore complessivo, e anche qui magari dopo il dottor Durante avrà modo di chiarire meglio come si va inteso questo termine, comunque il cui valore complessivo è superiore ai 70.000 euro. La terza informazione è ovviamente importante, la localizzazione del cantiere, quindi un indirizzo completo o la localizzazione, se parliamo di lavori stradali, normalmente si mettono i chilometri, la tratta, insomma ci sono vari modi per individuare il cantiere, in ogni caso va indicata qual è la localizzazione del cantiere. Altro aspetto importante, una data ovviamente presunta di inizio e fine dei lavori. La data di inizio e fine dei lavori è un driver fondamentale affinché il cantiere entri nella denuncia dei vari mesi. Se io ho un cantiere che inizia a novembre del 2021 e finisce a maggio del 2022, il sistema, poi vedremo come, inserirà quel cantiere automaticamente nelle denunce che vanno da novembre a maggio, da novembre del 2021 a maggio del 2022. Lo farà in base a questa data prevista di inizio e fine lavoro. Una volta che il cantiere è arrivato alla data di fine lavori, o ne faccio una richiesta di, diciamo, proroga, quindi sposterò in avanti la data di fine lavoro, oppure vuol dire che il lavoro è terminato e quindi sarò abilitato a richiedere l'attestato di congruità. In ogni caso, la data di inizio e fine lavori sono un dato importante da considerare. L'altro aspetto importante, che appunto su cui si tornerà successivamente, in particolare per i lavori privati è fondamentale l'importo complessivo dei lavori. È sempre importante l'importo relativo al lavoro edile, perché l'importo relativo al lavoro edile è il valore sul quale si calcolano gli indici di congruità. Anche qui lo vedrete magari successivamente nel prossimo intervento. Da ultimo, ma non per questo meno importante, abbiamo detto che normalmente è l'appaltatore che carica la denuncia di nuovo lavoro. Importante la sezione dell'elenco dei subappaltatori. Questo perché il sistema nazionale è congegnato in modo tale che se l'appaltatore indica all'inizio, quando carica per la prima volta la denuncia di nuovo lavoro, anche integrandola successivamente, indica l'elenco dei subappaltatori, tutte le imprese subappaltatrici che hanno da presentare una denuncia MUT o comunque una denuncia contributiva in cassedile riceveranno automaticamente nella loro denuncia i dati del cantiere inserito dall'appaltatore, sempre per il periodo previsto. Quindi questo passaggio qui è molto importante, perché il sistema fa sì che il cantiere viene inserito una volta sola dall'appaltatore, questa è la regola generale, e tutti i subappaltatori quindi non devono inserire il cantiere, ma devono compilare la manodopera sul cantiere che si troveranno già abilitato in denuncia. Questo, ripeto, è la casistica master. Poi ci sono dei casi particolari in cui effettivamente non è possibile questo percorso, allora il subappaltatore sarà lui a inserire, diciamo, il cantiere con una serie di vincoli.
Quindi questo è, diciamo, in sostanza lo schema per inserire una denuncia di nuovo lavoro. Cosa succede se io voglio inserire, sempre mi sono, sono entrato nel sistema con il mio, con la mia iscrizione alla cassa di Livelluna, voglio però inserire un cantiere su un territorio che usa lo stesso strumento di Belluno. Quindi, ad esempio, in questo caso ho preso una provincia abbastanza, diciamo, relativamente vicina, che è la provincia di Udine. Udine usa esattamente lo stesso strumento che diciamo, è utilizzato dalla provincia di Belluno. In questo caso, diciamo, il sistema riconoscerà automaticamente questa situazione e procederà, quindi si aprirà la stessa schermata di prima, quindi la denuncia di nuovo lavoro, semplicemente all'interno dello schema diciamo, di lavoro della provincia di Udine. Okay? Quindi, ovviamente io posso sempre fare una scelta diversa e, come vedremo tra un attimo, decidere di procedere sul portale nazionale che è CineCivicConnect, che è invece la scelta obbligatoria nel caso in cui il cantiere sia fuori dai territori coperti dalla soluzione, diciamo, osservatorio cantieri. Quindi, se io vado a inserire, ad esempio, un cantiere in provincia di Milano, che utilizza lo strumento CineCivicConnect, in questo caso il sistema mi dirà, guarda, non puoi inserire nell'osservatorio cantieri di Belluno un cantiere che si trova in provincia di Milano, dovrai proseguire l'inserimento all'interno del sistema nazionale CineCivicConnect. E quindi, in automatico, il sistema viene, diciamo, il controllo viene trasferito al sistema esterno che per quella provincia che io ho indicato gestirà l'inserimento del cantiere. Una volta inserito il cantiere, come abbiamo detto, sia che il cantiere sia inserito dal sistema osservatorio, sia che venga inserito da qualsiasi altro sistema sul territorio nazionale, viene attribuito il codice identificativo del cantiere, che è l'unico elemento che consente la riconciliazione complessiva di tutta la manodopera in qualsiasi parte d'Italia essa venga dichiarata ai fini della congruità. Quindi è molto importante, soprattutto per l'appaltatore, cioè per chi è, diciamo, di fatto, come previsto dal decreto, diciamo, destinatario e soggetto della testata di congruità, è molto importante che attraverso il sistema automatico messo a disposizione oppure anche nelle proprie comunicazioni interne, che, diciamo, comunichi a tutti i soggetti interessati questo codice. Il codice è assegnato dal sistema in automatico, ovviamente, all'approvazione della DNL. Come vedete qui avevamo messo un discrimine che ormai è già passato, quindi diciamo che tutti i cantieri che vengono inseriti in questo momento acquisiscono un cantiere CNCC seguito da un 10 caratteri numerici. E come abbiamo detto è l'unico identificativo previsto anche nei software paghi, giusto per fare un esempio. Il consulente che ha censito i cantieri nel proprio software paghe dovrà riportare all'interno del software paghe questo codice. E questo farà sì che l'acquisizione poi dei dati paghi all'interno della denuncia avverrà in maniera completamente automatica. Come abbiamo detto, è condiviso tra l'appaltatore e tutti i subappaltatori e sarà il sistema nazionale della congruità nel suo insieme a rendere automaticamente disponibile questo codice in tutte le denunce di tutte le imprese che sono presenti su quel cantiere, senza bisogno, diciamo, di dover fare operazioni di reinserimento, riaggancio. Per chi ha utilizzato l'osservatorio, cantieri o altri sistemi, diciamo, diversi fino a ieri, e quindi tutti i cantieri che sono in essere nelle denunce mensili, perché sono ancora cantieri operativi che si chiuderanno magari nei prossimi mesi, esisteva un vecchio codice identificativo cantiere che era simile ma non uguale, quindi era costituito da un codice CNC più 11 cifre, quindi simile ma non uguale. Questi cantieri rimangono così come sono, non ci sono ricodifiche da fare, rimangono così come sono fino alla loro chiusura, diciamo sostanzialmente fino alla chiusura complessiva del cantiere. Quindi questo è un po', diciamo, il nuovo oggetto, se vogliamo chiamarlo così, cantiere
che va inserito con le regole e con le modalità previste, diciamo, dal sistema, in questo caso Osservatorio Cantieri. Vediamo poi cosa avviene all'interno della denuncia MUT 4.0. Come abbiamo detto, la denuncia mensile delle casse edili avviene attraverso il sistema MUT per quanto riguarda la provincia di Belluno. Fino a fine anno è prevista anche una modalità client col software tradizionale in uso, ma da gennaio 2022 l'unico canale sarà la modalità web. E quindi vediamo un attimo velocemente, per chi non l'ha già magari utilizzato in altri ambienti, come è fatta, diciamo, la denuncia MUT 4.0. Quando io entro all'interno del MUT 4.0 ho la solita logica di menu, diciamo, di operativi. Vi faccio notare che c'è un pulsante, c'è un punto di menu che si chiama congruità, dal quale poi sarà possibile richiamare, diciamo, i cruscotti di congruità, quindi il controllo della congruità che poi vedrete anche con il dottor Durante. Quindi le informazioni che vedrete, diciamo, come andamento del cantiere e fine della congruità, saranno richiamabili anche dall'interno della denuncia MUT 4.0 all'interno di questo pulsante congruità. Comunque nella parte poi centrale, diciamo, della schermata del MUT 4.0 ci sono i pulsanti, diciamo, in termini tecnici li chiamiamo gli shortcuts, cioè i collegamenti veloci per importare un file prodotto dalle paghe oppure per procedere alla compilazione manuale di una denuncia. Quando si entra nell'interfaccia della compilazione manuale, anche qui, diciamo, la logica è quella classica di una denuncia web, quindi sulla sinistra il menu con le varie sezioni, che andremo a vedere un pochino più da vicino, in alto i pulsanti che consentono di concludere e inviare la denuncia quando avrò compilato tutte le sezioni previste, oppure di ricaricarla se devo magari riprendere i dati per ripartire, perché magari mi accorgo di aver sbagliato qualche operazione. Sulla destra ci sono due indicatori sempre accesi, in giallo e in rosso, che mi indicano la presenza di eventuali errori di tipo avviso, quindi errori, segnalazioni della cassa edile che non bloccano l'invio della denuncia, oppure errori bloccanti, quindi errori che la cassa edile ritiene tali da non consentire la trasmissione della denuncia. Nella parte centrale poi compariranno le varie sezioni mano a mano che noi ci sposteremo sulle voci di menu. Quindi cominciamo dalla sezione cantieri. Io, scusate, queste sono denunce reali, quindi ho dovuto un po' mascherare i dati, perché in ogni caso quando io apro la sezione cantieri, come dicevo, sulla sinistra, come dicevo prima, mi troverò l'elenco di tutti i cantieri che o ho aperto io attraverso la gestione cantieri, oppure che mi sono stati aperti in qualità di subappaltatore dal mio appaltatore. E quindi me li trovo già, e quando il cantiere è identificato da un codice univoco di congruità, vedete che lo ritroviamo anche, diciamo, quel codice che abbiamo visto prima, lo ritroviamo anche all'interno del MUT, come codice identificativo univoco del cantiere ai fini della congruità. Ok? Quello che vi dicevo io all'inizio, se io come sistema di consulenti del lavoro, imprese, eccetera, ho lavorato in maniera ordinata, nel momento in cui accedo alla denuncia MUT, mi trovo già tutte le informazioni del cantiere compilate e valide. Quindi in realtà non devo fare niente su questa scheda del cantiere, se non, diciamo, dare un ok per salvarne il contenuto. Se però, come avviene normalmente, come è avvenuto finora, mi accorgo che c'è un dato da correggere, oppure in questa lista laterale mi manca un cantiere, perché non l'ho inserito, non ho avuto il tempo di inserirlo, quindi mi manca proprio un cantiere, posso utilizzare il pulsante di gestione cantieri. Il pulsante di gestione cantieri mi rimanda automaticamente sul sistema di gestione del cantiere, quindi o l'osservatorio che abbiamo visto prima o altro sistema a seconda della provincia, per farmi gestire, inserire ad esempio il nuovo cantiere con le regole che abbiamo visto in precedenza. Una volta che poi io ho completato l'operazione
nel sistema esterno, andrò a utilizzare la funzione di cantieri online che mi permette di andare a riprendere dal sistema di gestione cantieri tutti i cantieri che sono presenti, quindi mi ripresenta in una finestra apposita tutti i cantieri della mia impresa e quindi attraverso questa finestra riporterò quel cantiere appena inserito in questo momento, lo prendo e lo inserisco nel NUT, nella demo, in maniera completamente automatica, ma ovviamente se io questa operazione di inserimento l'ho fatta prima, questo tipo di operatività diciamo, non è più necessaria perché i miei cantieri sono già in ordine con tutte le informazioni presenti. In ogni caso questa è una finestra ricercabile, quindi vedete che posso usare la casella di ricerca per filtrare l'elenco dei cantieri, quindi in questo caso ho chiesto tutti i cantieri che hanno nella descrizione manutenzione e vedete che mi è stato diciamo in qualche modo filtrato l'elenco e poi selezionando i cantieri che mi interessano, diciamo con l'iconcina di selezione e facendo aggiungi il cantiere lo posso riportare all'interno del NUT. Quindi il flusso è, se possibile, inserire i cantieri prima e non devo fare niente, se devo modificare l'elenco dei cantieri andrò in gestione cantieri, quindi sull'altro applicativo, a inserire il cantiere e poi con la funzione di cantiere online torno nella mia denuncia MUT e inserisco il dato all'interno della denuncia MUT, non dovendolo quindi digitare un'altra volta. Per quanto riguarda le ore invece lavorate sul cantiere, diciamo, le informazioni si inseriscono dalla parte del lavoratore. Quindi passiamo alla sezione del lavoratore, sull'elenco dei lavoratori occupati, qui abbiamo come sempre l'elenco dei lavoratori in forza, diciamo. Okay. Andiamo nella scheda cantieri del lavoratore, che è una scheda appositamente strutturata, e nella scheda dei cantieri del lavoratore ci troviamo l'elenco dei cantieri su cui quel lavoratore è stato abilitato. In un mese potrei avere anche delle situazioni in cui il lavoratore magari ha fatto 80 ore in un cantiere, magari 80 ore in un altro cantiere, cose di questo tipo. Però, diciamo, nella parte superiore andiamo a aggiungere o modificare l'elenco dei cantieri presenti per questo lavoratore, che è il lavoratore che ho selezionato. Ok. Nella parte inferiore andiamo a dichiarare le ore. Quindi, facendo questa operazione andiamo a dire che questo lavoratore ha fatto 148 ore su questo cantiere e quelle che mancano dalle 148 ore saranno eventualmente ore di assenza, di ferie, di permessi o altro genere. Diciamo che da partire dalle denunce del mese di dicembre ci sarà un altro pulsante qui, poi magari avremo modo di commentare, che permetterà di importare le ore di questo lavoratore se la dichiarazione delle ore è stata fatta su strumento esterno. Eventualmente che poi vedremo. Questo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti. In più, il MUT consente attraverso la sezione dei soci titolari e collaboratori familiari di importare e di dichiarare, scusate, anche le ore prestate da un soggetto socio titolare collaboratore familiare, diciamo, dell'impresa che non è iscritto in cassa edile. Ok? Quindi in questo caso ci posizioniamo sulla sezione soci, titolari e collaboratori, eventualmente se il nominativo non è presente lo andremo ad aggiungere con il pulsante di aggiunta, incompiliamo i dati anagrafici, ecco, l'unica cosa, diciamo, da verificare è il tipo di rapporto, dove vi anticipo già che per quanto riguarda titolari, soci e collaboratori dell'impresa che sta eseguendo la denuncia, questa ditta 2647, diciamo titolare, soci e collaboratore non c'è nessun problema a inserire il dato qui. Per quanto riguarda l'abilitazione delle altre tipologie di rapporto, l'abilitazione dipenderà dalle regole che ciascuna cassa edile stabilirà, perché da questo punto di vista ci sono delle indicazioni, diciamo, di operare secondo metodi anche alternativi, cioè fare in modo che in questo caso siano questi soggetti a dichiarare le proprie ore. Però in generale, diciamo, la denuncia di mensile permette di dichiarare anche ore di soggetti, per esempio di un lavoratore autonomo, però dichiarazione da fare a cura dell'impresa dichiarante. Una volta che ho comunque inserito il dato anagrafico del
dell'impresa, del, scusate, del lavoratore, di questo particolare lavoratore, diciamo, non dipendente, c'è la sezione dei cantieri che funziona in maniera del tutto analoga al, diciamo, alla sezione che c'è per i lavoratori dipendenti. Quindi andrò attraverso diciamo, l'elenco dei cantieri attivi per questa persona, andrò ad aggiungere, diciamo, il cantiere su cui ha lavorato o i cantieri su cui ha lavorato e dichiarerò le ore. Le ore lavorate vengono, secondo le attuali regole, diciamo, diciamo, definite tra le parti sociali, vengono trasformate ai fini della congruità in un imponibile GNF, GNF di ore lavorate, convenzionale, non comporta nessun versamento ovviamente di cassa edile, ma è un imponibile GNF convenzionale che viene calcolato sulla base della paga oraria del lavoratore di livello O3. Vado a memoria, non so se sia qualificato, mi sembra il lavoratore qualificato, quindi in questo caso le 80 ore dichiarate per questo lavoratore vengono dichiarate per una paga oraria convenzionale che è equivalente al livello O3 del contratto di lavoro applicato. Questo dà luogo a un imponibile GNF e, come vedremo successivamente, è un dato che poi entra a tutto tondo all'interno dei parametri della congruità. Ecco, io per quanto riguarda, diciamo, gli strumenti, mi fermo qui, perché credo che a questo punto si possa agganciare, diciamo, il completamento di questo percorso che avviene all'interno del portale della congruità. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, resto a disposizione ovviamente se potrò darvi qualche chiarimento e cedo la parola ovviamente al relatore, dottor Durante. Grazie. Grazie, ingegner Biscuola. Allora ascoltiamo volentieri, diamo subito la parola al dottor Durante. Grazie, grazie ingegner Biscuola. In questa parte adesso della presentazione vedremo una parte più operativa di CNC Deal Connect, partendo da dove abbiamo appena finito, quindi le funzioni che sono specifiche del portale. Il portale CNC Deal Connect, come è stato anticipato, è una piattaforma informatica, è stata predisposta dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili, e l'accesso è consentito sia alle imprese iscritte alle casse nazionali e ai loro consulenti, sia ai lavoratori autonomi e alle imprese non iscritte. Perché? Perché la congruità e il rilascio dell'attestazione di congruità dovrà essere fatto esclusivamente all'interno di questo portale. La prima operazione che, diciamo, si consiglia alle imprese di fare per prendere confidenza col portale prima della registrazione è la simulazione di congruità, cioè c'è un pulsante che permette, senza bisogno di registrazione, di poter comprendere quali sono gli effetti della congruità nei propri contratti. In questo simulatore è possibile indicare un'attività prevalente tra le 17 individuate dal decreto, e a ogni attività è associata una percentuale. Quindi l'impresa deve imparare a conoscere, almeno è meglio che le imprese affidatarie sappiano quali sono i conteggi applicati. Per esempio, se noi abbiamo un cantiere da 1 milione di euro, nel momento in cui abbiamo un'attività con il 14-28% di manodopera, l'impresa potrebbe ragionevolmente pensare che deve portare 140.000 euro di manodopera. Non è esattamente così, perché il decreto della congruità parla esplicitamente di applicazione per quanto riguarda le lavorazioni svolte nel settore edile e successivamente chiarisce che per il settore edile si intendono tutte sostanzialmente le attività comprese nei CCNL edili. Quindi il secondo valore da inserire è il valore di l'importo di lavori edili relativi a quello specifico contratto. E qui approfittiamone per rispondere a una serie di domande che le imprese spesso pongono. Cioè, che cosa devo indicare in questi importi? L'importo complessivo è stato chiarito che è sempre l'importo totale scritto nel contratto di appalto netto IVA. L'unica eccezione è per i lavori privati soggetti a notifica preliminare
dove è stato recentemente chiarito dalla CNCE che deve essere indicato l'importo presente nella notifica. Questo per stabilire se il cantiere sarà assoggettato o meno a congruità. Sono soggetti a congruità tutti i cantieri pubblici, mentre i cantieri privati solo se di importo pari o superiore a 70.000 euro. Questo importo complessivo però non è rilevante ai fini del conteggio della manodopera necessaria per la congruità, perché l'unico valore che viene utilizzato è quello del porto dei lavori edili. I lavori edili, si può cliccare questo pulsante per avere l'elenco di tutte le lavorazioni che sono previste dai CCNL edili, quindi qua sono indicate e riepilogate tutte le lavorazioni edili, le altre lavorazioni vanno scorporate. Quindi se nel cantiere è presente per esempio un idraulico che svolge dei lavori di impiantistica e l'impresa si chiede ma io posso utilizzare la manodopera dell'idraulico per la congruità, la risposta è che quel lavoro, quindi la lavorazione non edile, deve essere scorporata dall'importo complessivo, comprensiva anche della manodopera dell'idraulico. Quindi l'idraulico non rientrerà nell'attività edile, ma il suo lavoro sarà scorporato se l'attività di impiantistica che sta svolgendo non è edile. Questo vale a livello generale, per cui un altro esempio che solitamente viene posto è: ma se io ho un'opera stradale e un lavoro in galleria, in cui per esempio devo rifare l'illuminazione, e un intervento in galleria in cui bisogna rifare il manto stradale, devono avere la stessa percentuale prevista per i lavori stradali del 13%? E la risposta è no, perché a parità di importo dell'appalto ci sarà una quota da scorporare che nel primo caso sarà un lavoro prettamente metalmeccanico, cioè l'impiantistica, quindi la sostituzione dell'illuminazione. La quota di lavori edili sarà più bassa ed è solo su quella che si applica la congruità. Se invece il lavoro è prettamente edile, l'importo complessivo sarà molto simile a quello edile. Quindi stesso appalto con lo appalto con lo stesso importo e stessa categoria di lavorazione potranno avere due congruità diverse da raggiungere in base all'importo dei lavori edili. Una volta inseriti questi valori, l'impresa può inserire una paga oraria che serve esclusivamente nella simulazione per trasformare i numeri in giorni uomo, che è poi quello che interessa all'impresa. La può chiedere al consulente, questa è la paga oraria su cui si calcolano i contributi cassa edile, ma se non sapete le imprese possono tranquillamente lasciare 11, perché se non è 11 è o 10 o 12, quindi va bene. Premendo il pulsante avvia simulazione, il programma fornisce l'importo di manodopera atteso, che quindi per il nostro cantiere da 1 milione con 700.000 euro di importo lavori edili non erano i 140.000 euro che inizialmente ci si attendeva, ma sono circa 100.000, che però corrispondono a circa 40.000 euro di imponibile cassa edile. L'imponibile cassa edile è dato essenzialmente dalla paga oraria dell'operaio per il numero di ore lavorate e festive nel mese, perché le parti sociali hanno stabilito che ci sia un moltiplicatore forfettario di 2,5 volte, convenzionale, che permette di trasformare questo imponibile in manodopera. Quindi per ogni 10 euro di paga dati all'operaio, 25 euro vengono conteggiati ai fini della congruità per il calcolo della manodopera. In numero di ore o di giorni corrispondenti, usando quella paga oraria media di 11 euro, vediamo che sono circa 450 giorni. Quindi, se in questo cantiere da 1 milione di euro lavorano titolare, due dipendenti, e poi magari è presente anche un autonomo, quindi quattro persone, nell'arco di 5 mesi hanno raggiunto l'importo necessario alla verifica di congruità. Per quanto riguarda gli autonomi e il personale non dipendente, ci torneremo fra un attimo. Una volta che l'impresa, diciamo, ha preso confidenza con la simulazione, perché è importante che le imprese, quelle affidatarie, sappiano quali sono i valori di congruità attesi, anche per capire, magari confrontandoli con dei contratti precedenti che hanno fatto in passato, se effettivamente questi valori sono compatibili o no con le loro lavorazioni, solitamente non dovrebbero dare problemi alle imprese iscritte. Vediamo adesso chi si deve registrare come al portale. Allora, la registrazione dipende, abbiamo detto che il portale è necessario per richiedere l'attestazione di congruità, quindi a chi si applica la congruità? Quindi chi dovrà richiedere l'attestazione di congruità? Il decreto ci dice in maniera molto generalizzata che tutte le imprese affidatarie che svolgono un intervento nel settore edile devono essere soggette a congruità se
Il cantiere rientra in quei criteri che abbiamo visto prima, cioè lavori pubblici o privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro. Il decreto legislativo 81/2008 ci chiarisce che l'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente. Quindi, in linea di principio, ogni volta che un'impresa ha in mano un contratto di appalto in cui lei è l'impresa affidataria e all'interno del contratto ci sono lavorazioni edili, il cantiere è soggetto a congruità se pubblico o privato superiore all'importo di 70.000 euro o pari. A questo punto questa impresa dovrà richiedere l'attestazione. L'attestazione dovrà essere richiesta dal portale CNC del CONE e dovrà quindi registrarsi. L'impresa potrà eventualmente registrarsi anche se deve inserire cantieri, dove la cassa non sia dotata di un sistema di gestione cantieri territoriale. Abbiamo prima visto con l'ingegner Biscuolo tutto il funzionamento dell'osservatorio Zucchetti usato da tutte le casse edili industriali del Veneto. Se l'impresa per qualche motivo non è iscritta a una di queste casse, dovrà usare il sistema anche per inserire il cantiere. Prevalentemente però l'impresa affidataria si dovrà collegare per la richiesta di attestazione di congruità. Anche qui sui cantieri una precisazione. I cantieri soggetti a congruità sono quelli per cui è stata inviata la denuncia d'inizio lavori dal 1 novembre 2021, ma il sistema considera che tutti i cantieri iniziati prima, la denuncia di nuovo lavoro sia stata inviata alla cassa edile tramite altri strumenti, quindi o via email o cartacea o in qualunque altro modo, per cui assume che siano soggetti a congruità i cantieri inseriti dopo il 1 novembre ma con data d'inizio dal 1 novembre. Quindi se nel mese di novembre i consulenti inseriscono nelle denunce cantieri, come solitamente fanno con un mese di ritardo ma che iniziano ad ottobre, tutti quei cantieri non saranno soggetti a verifica di congruità. Come abbiamo già detto e anche anticipato dall'ingegner Biscuola, ci sono diverse casse che hanno dei sistemi territoriali, i cantieri potranno essere inseriti lì, che provvederanno poi a trasmetterli automaticamente a CNC ed il Connect. La registrazione avviene in due passaggi. Possiamo testare proprio una registrazione dal vivo. La registrazione è il primo passaggio è uguale per tutte le imprese, sia quelle iscritte alla cassa edile, sia i consulenti o alle edilcasse, sia per i lavoratori autonomi e le altre imprese, e si tratta dell'indicazione di alcuni dati anagrafici. Stiamo cercando di vedere se ci sono le possibilità giuridiche di far trasmettere almeno una parte di questi dati dai vari sistemi di gestione territoriali. Appena sarà possibile trovare il modo, potrà essere anche semplificata ulteriormente questa fase precompilando alcune informazioni. Se no, in ogni caso inserisce ragione sociale, codice fiscale, partita IVA. Questi qua sono dati formalmente corretti ma inesistenti. Poi inserisce l'unico dato obbligatorio, un indirizzo email e un indirizzo PEC, dove verranno poi mandate le comunicazioni. Adesso mi inserisco anche qua due indirizzi di comodo convenzionali. Fatto questo, l'impresa deve scegliersi una password. La password sarà utilizzata per poi accedere al sistema. È una password che si sceglie l'impresa, dalla liberatoria privacy e computer. In questo momento la registrazione è stata completata. Questo passaggio è uguale per tutte le imprese. La differenza avviene, come dice il sistema, all'accesso successivo, perché c'è una distinzione tra le imprese iscritte a una cassa edile o un'edilcassa, oppure tra i lavoratori autonomi e le imprese non iscritte. Se l'impresa è iscritta a una cassa, dovrà, cliccando questo pulsante apposito, indicare nella pagina che adesso vedremo visualizzata la cassa edile che deve scegliere per l'iscrizione, la tipologia di utente, se è un consulente o un'impresa, il suo numero di posizione e l'indirizzo email o PEC che la cassa edile o l'edilcassa ha comunicato al sistema CNC ed il Connect. Inserendo queste informazioni riceverà una PEC contenente due codici usa e getta con cui completerà l'associazione e potrà lavorare regolarmente. Per i lavoratori autonomi e le imprese non iscritte a nessuna cassa edile o edilcassa, la procedura di registrazione è leggermente diversa, nel senso che loro dovranno inviare, dopo aver scelto una cassa edile di appoggio, che è quella in genere dove hanno sede legale, ma che non comporta nessun adempimento né obbligo di iscrizione alla cassa edile, sceglieranno una cassa edile di appoggio
e poi dovranno, se disponibile, allegare una visura camerale recente e inviare una PEC dal loro indirizzo che hanno indicato durante la registrazione, e se c'è una visura camerale deve corrispondere a quello indicato in visura camerale, a questo indirizzo destinatario. Poi a questo punto sarà fatto un riconoscimento chiamato via PEC che permetterà loro di operare, quindi senza dover contattare la cassa edile o mandare altri documenti. Anticipo che prossimamente questa operazione per questo tipo di imprese sarà preceduta da un'autenticazione via SPID per accertare l'identità della persona. Una volta completata la registrazione, che quindi viene fatta una volta, diciamo, per impresa nella vita, può accedere. Adesso noi vedremo la parte che è quella del contatore di congruità. Il contatore di congruità è... Scusate, questa è un'utenza che deve completare il profilo. Questa è un'utenza di prova, anche questa con dati completamente fittizi. L'impresa potrà, se non sta usando un sistema di gestione cantieri, potrà premere il pulsante nuovo cantiere e avrà una procedura guidata che attraverso vari passaggi non farà altro che chiedergli le stesse informazioni che abbiamo visto prima. Più importante è la verifica del contatore di congruità. Questo sarà reso disponibile in un momento successivo anche ai sistemi di denuncia, quindi anche nell'osservatorio che avete visto prima saranno disponibili queste informazioni in maniera integrale. Nella prima fase iniziale, in attesa che saranno definiti i protocolli tecnici, sarà consultabile dal portale di CNC di Connet. Questo pulsante contatore di congruità permette con un clic di avere una fotografia di tutti i cantieri soggetti a congruità con un'indicazione della differenza tra quello che viene chiamato il contatore effettivo di congruità e il contatore teorico. Che cosa sono questi due valori? Cliccando sul codice del cantiere, sia che sia stato caricato in CNC di Connet, sia che provenga appunto dai sistemi esterni, ad esempio gli osservatori Zucchetti, nella pagina del contatore di congruità abbiamo questi due grafici e questo pulsante che ci permette di vedere nel dettaglio l'andamento del contatore. Il dettaglio è composto da due colonne, una è il contatore teorico, che non è altro che la percentuale di manodopera che mese per mese ci si attende per quel cantiere se la manodopera fosse stata equamente distribuita all'interno della durata del cantiere. Ovviamente è un'ipotesi normalmente irrealistica, in quanto tutti i cantieri hanno dei momenti in cui si concentra la manodopera. Solo l'impresa sa esattamente dove la manodopera dovrebbe essere. Quindi questo contatore, che vediamo grigio, teorico, è solamente di aiuto all'impresa per evidenziare situazioni che a un certo punto di avanzamento del cantiere potrebbero essere ritenute problematiche e quelle per cui l'impresa riceverà un alert, cioè un avviso. Il contatore effettivo invece è esattamente come viene conteggiata la manodopera che è stata attribuita al cantiere. Scendendo nella pagina si vedono gli stessi calcoli che abbiamo visto prima per il simulatore, ma questi sono quelli specifici per il cantiere in base agli importi indicati. E scendendo ancora si vede lo stesso grafico di contatore con l'importo teorico e l'importo effettivo, solo che viene presentato in forma numerica, quindi si può vedere l'importo atteso in euro invece che in percentuale, come si vedeva graficamente. La riga evidenziata in grigio scuro è la competenza. Siamo a novembre, la competenza della denuncia è quella di ottobre, per cui oggi il contatore con la denuncia di ottobre si attenderebbe un 75% di manodopera teorica. L'impresa ne ha raggiunto il 59%, ma visto che la congruità si fa alla fine del cantiere, solo l'impresa può sapere se a questo punto del cantiere questa manodopera è compatibile con quella che si attende o meno. Premendo il pulsante visualizza dettaglio imprese è possibile andare a vedere, quindi l'impresa affidataria può vedere tutta la manodopera che è stata indicata dalle imprese presenti nel cantiere. Qui per esempio abbiamo un'impresa principale e un subappaltatore, che sono tutte imprese anche qui, tutte fittizie. Qui abbiamo delle denunce per cui può vedere che nel mese di maggio 2021 è stata inviata alla Cassa Edile di Milano una denuncia che in questo cantiere aveva un imponibile di 4.500 euro che corrispondono a 11.250 euro di valore di manodopera. Perché? Perché la manodopera, come abbiamo detto, viene moltiplicata per un valore convenzionale di 2,5.
Nelle due colonne successive, imponibile forfè e manodopera forfè, vede lo stesso valore conteggiato per soci, titolari, lavoratori autonomi, collaboratori familiari, quindi per il personale non dipendente, che in questo momento, quindi ad oggi, hanno un conteggio forfettario. Quindi il lavoratore non dipendente può indicare fino a 173 ore al mese distribuite nei vari cantieri, che vengono moltiplicate convenzionalmente oggi per la paga dell'operaio specializzato e poi rimoltiplicate per 2,5 per andare a ricostruire l'imponibile. E quindi abbiamo il valore di manodopera. A livello nazionale le associazioni stanno comunque rivalutando questi conteggi per le associazioni e per il personale non dipendente, per cui potrebbe cambiare questo conteggio in base a indicazioni che dovessero arrivare dalla CNCE o direttamente dalle associazioni nazionali. Nella colonna altri importi vediamo eventuali importi aggiuntivi. Importi aggiuntivi, ci torneremo fra un attimo. Dalla competenza di novembre, cliccando sul pulsante della denuncia, sarà possibile anche vedere i singoli lavoratori che hanno lavorato in quel mese, sono stati denunciati per quel cantiere, le ore lavorate, quelle festive, l'imponibile casseria. L'impresa affidataria avrà quindi sempre una panoramica completa di tutta la manodopera che è denunciata in ogni momento all'interno del cantiere. Se torniamo nella scheda cantiere, vediamo che noi abbiamo un pulsante che è documenti cantiere, in cui c'è un pulsante che si chiama documento congruità, e vediamo quei 5.000 euro che avevamo visto prima. Questo pulsante serve perché l'impresa possa attribuire a quel cantiere un documento in cui vuole segnalare che è presente della manodopera. Il decreto prevede esplicitamente la possibilità in fase di verifica di poter vedersi riconoscere dei costi aggiuntivi di manodopera, per cui può essere allegato un documento, che può essere una fattura o comunque un qualunque documento comprovante l'utilizzo di manodopera e l'importo di manodopera contenuto nel documento. L'unica precisazione che è utile fare a questo punto è che l'impresa che indica questo documento deve prestare attenzione, perché se, come abbiamo detto prima, nell'importo dei lavori edili sono incluse esclusivamente le lavorazioni previste a CCN edile perché le altre sono state scorporate, quando si inserisce un documento comprensivo di manodopera si sta esplicitamente dichiarando che quell'impresa svolge lavori edili previsti dai CCN edili. Questi dati, sempre in base al decreto, verranno scambiati con un tavolo con diversi soggetti nazionali, per esempio l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Quindi, se, ed è anche lo scopo della congruità, se un'impresa effettua scavi con contratto de flore vivaisti, denuncia cassedile non la porta, e quindi apporta zero manodopera. Se viene inserita, quindi se indica un documento congruità per indicare che sta svolgendo della manodopera, sta dichiarando che sta svolgendo manodopera del CCN edile, quindi se c'è un mese con della manodopera probabilmente non succederà niente, ma se per un anno un'impresa con 5 dipendenti svolge tutti i mesi 10.000 euro, dichiara lei, di lavori edili su cantieri edili, può essere che un soggetto adibito ai controlli vada a verificare se l'impresa sia effettivamente edile o meno. Quindi, in linea di principio, la manodopera edile può essere conteggiata tutta, che arrivi dalla cassa edile, che arrivi da lavoratori autonomi, da imprese di soci senza dipendenti o che arrivi dai costi aggiuntivi. Questo può servire anche se, per esempio, in caso di distacco o di somministrazione, come previsto anche esplicitamente nell'accordo del 10 settembre 2020 delle parti sociali, se l'impresa ha la necessità di dimostrare il costo aggiuntivo perché per qualche motivo non è riuscito ad averlo tramite la denuncia di chi ha distaccato i lavoratori o ha somministrato i lavoratori, avrà sempre la possibilità di dimostrare la propria manodopera. Quindi il canale della manodopera aggiuntiva è un canale a tutela dell'impresa che ha sempre, in ogni caso, la possibilità di farsi riconoscere tutta la manodopera effettuata nel cantiere. Una volta visto questo, dedichiamo proprio un attimo a vedere come si può indicare la manodopera. Allora, per le imprese iscritte alla cassa edile, il canale privilegiato è la denuncia. Per compilare le ore nel cantiere, quindi la ripartizione delle ore nei cantieri, esistono sistemi, diciamo, industriali forniti dai principali produttori software paghe che permettono anche di trasmettere tutta una serie di informazioni che vanno nel software paghe e poi automaticamente alla denuncia. Ci sarà comunque anche su questo un intervento perché si sta cercando
col fornitore anche di CNC, di Connet, che CFP, di concordare con la CNC la possibilità di far mandare in asso software la proposta che in qualche modo i produttori di questi software di presenze possano magari condividere una pagina in asso software dove indicano i vari sistemi in uso e questi sistemi possano essere in un certo senso immessi a conoscenza dei consulenti che a volte non li conoscono, perché con la congruità sarà fondamentale avere questo tipo di ripartizione delle ore. Per il lavoratore autonomo, il personale, quindi le imprese senza dipendenti, o anche solo per quelle imprese che devono gestire magari il titolare, i soci fuori dalle paghe, perché magari per quei soggetti nelle paghe gestiscono solo la CU annuale e non il cedolino mensile in cui indicare le ore. Esiste questa possibilità in CNC di Connet, che è la compilazione delle presenze intese come le ore lavorate nei cantieri. Quindi ogni impresa potrà avere a disposizione questa funzione, che permette in maniera molto molto semplificata, quindi non è confrontabile con un sistema che gestisce la giornaliera, quindi giornalmente tutte le ore lavorate dai lavoratori, ma può servire per trasmettere una serie di informazioni al proprio consulente o direttamente al sistema CNC di Connet per i lavoratori. Per esempio, qui è un'impresa in cui vediamo c'è un titolare. Il titolare, abbiamo detto che forfettariamente ha 173 ore mensili. Nel caso di lavoratore autonomo, qui avrebbe trovato solamente se stesso, perché nel caso di impresa senza dipendenti può andare con la gestione lavoratori a indicare i singoli nominativi dei soci che lavorano nel cantiere, così come l'impresa può indicare i propri soci o i lavoratori familiari o il titolare. Ma una volta fatto l'accesso, c'è un pulsante compila cantieri che mostra quali sono i cantieri attivi nel mese. L'impresa deve solo spuntare quelli in cui ha lavorato il lavoratore e poi il sistema gli informa quante ore ha e lui le può indicare nei cantieri. Può indicarle manualmente o per esempio nei casi magari di autisti o ponteggisti che lavorano su 20-30 cantieri al mese, è possibile farsi assegnare una ripartizione divisa tra tutti i cantieri iniziale e poi andare a mano a correggere quelli per rispecchiare l'effettivo svolgimento del lavoro. Una volta fatta questa operazione, le ore sono state trasmesse. Come si diceva, per quei consulenti molto poco strutturati che compilano la denuncia interamente a mano e non hanno nessun canale se non le mail per avere altri dati, è possibile facoltativamente anche indicare dei dati molto basilari, delle ore lavorate e le assenze nel mese del lavoratore, che il consulente potrà ricevere per email. Queste informazioni non andranno in denuncia. Invece le informazioni, quelle ripartite nei cantieri, potranno essere richiamate direttamente da un pulsante del MUT e degli altri sistemi di denuncia nazionali, che sarà un pulsante in porta ore cantieri e permetterà per il personale non dipendente o eventualmente anche per il personale dipendente se compilate, di andare a riempire il nodo che si chiama lavoro cantiere, lavoratore cantiere, cioè le ore lavorate dal singolo lavoratore all'interno del cantiere nel mese, nella denuncia. Tutti gli altri dati della denuncia invece arrivano dai canali attuali, quindi o vengono compilati a mano dal consulente o provengono dal software paghe. Esiste quindi questa possibilità che sicuramente dovrà essere usata per i lavoratori autonomi e dalle imprese con soci senza dipendenti per denunciare le proprie ore. In alternativa, la CNC e le parti sociali hanno previsto nelle FAQ appena uscite che l'impresa che impiega questi soggetti potrà, come abbiamo visto, utilizzare il canale della documentazione aggiuntiva per comprovare i costi. Fatto questo, torniamo a dove eravamo rimasti con la conclusione dell'ingegner Piscuola. Quindi abbiamo inserito il cantiere nei vari sistemi previsti, abbiamo attribuito la manodopera in denuncia o compilando manualmente la denuncia o utilizzando i sistemi industriali per la compilazione delle presenze che vanno nelle paghe o per gli autonomi, i soci o anche le imprese edili che non avessero il consulente attrezzato, anche tramite questo pulsante che manda i dati in denuncia, che poi a sua volta, una volta confermati dal consulente, li rimanda a CNC di Connet. Quel contatore di congruità che abbiamo visto prima viene compilato con le informazioni che abbiamo visto, che sono quelle della manodopera. A questo punto il cantiere arriva a conclusione. Una volta che il cantiere arriva a conclusione, cosa succede? L'impresa può accedere
alla pagina del cantiere, come abbiamo appena visto, e una volta fatto l'accesso alla pagina del cantiere, viene abilitata questa sezione. Questa sezione è quella della richiesta dell'attestato di congruità. L'attestato di congruità può essere richiesto in due modi. Il primo è, come previsto dal decreto, la richiesta da parte dell'impresa affidataria. Allora è sufficiente che l'impresa affidataria o il suo consulente accedano a questa pagina e, premendo il pulsante richiede attestato di congruità, viene presentata una pagina di richiesta in cui è necessario indicare alcune informazioni, il sistema precompila quelle che conosce, le altre vanno indicate in fase di richiesta. Premendo il pulsante invia richiesta, la richiesta viene inviata alla cassa edile competente per territorio, che avrà 10 giorni di tempo per rilasciare l'attestazione se è regolare, o dovrà fare una richiesta di regolarizzazione in cui l'impresa avrà 15 giorni di tempo per regolarizzare il cantiere prima del rilascio. In alternativa, l'attestazione può essere richiesta dal committente o da un altro soggetto delegato dall'impresa. Allora l'impresa non dovrà premere il pulsante richiede attestato di congruità, ma dovrà richiedere il pulsante visualizza codici per richiedere l'attestato di congruità. Verrà visualizzata una coppia di codici e, inserendo questa coppia di codici direttamente all'interno della sezione del portale, quindi richiede attestazione di congruità, chi è in possesso di questi codici, quindi l'impresa li può comunicare al committente o a chi desiderato, chi è in possesso di questi codici, inserendo i codici qui, si ritroverà nella pagina di richiesta e sarà lui a effettuare la richiesta. Quindi chi deve effettuare la richiesta di congruità a committenti non deve registrarsi al portale, deve solo avere a disposizione questi codici e anche qui, appena disponibile, sarà richiesta l'autenticazione via SPID. Quindi prima di fare la possibilità di richiedere l'attestazione dovrà essere effettuata un'autenticazione via SPID e poi inserita questa coppia di codici. Se l'impresa non li comunica al committente, il committente può chiederli all'operatore della cassa, che è in grado di visualizzarli, e quindi l'operatore della cassa glieli comunica. A questo punto la cassa edile svolge tutta la pratica di verifica di congruità fino a quando viene emessa l'attestazione. L'attestazione di congruità, adesso sto scorrendo rapidamente le funzioni che abbiamo già visto, l'attestazione di congruità è un documento in cui il formato provvisorio, ma anticipo che sarà modificato per renderlo più compatto a breve, avrà queste informazioni. Quindi ci sarà un'attestazione di esito positivo della richiesta oppure avrà un esito negativo della richiesta. In ogni caso l'attestazione conterrà al suo interno questa dicitura, cioè quei due codici che abbiamo visto prima saranno contenuti anche all'interno di ogni attestazione. Questo comporta che chiunque sia in possesso di quel documento ne può verificare l'autenticità andando a utilizzare questa funzione, verifica attestazione di congruità. Una volta emessa l'attestazione, andando a inserire i due codici che sono contenuti o all'interno dell'attestazione o vengono comunque comunicati dall'impresa, ci si può scaricare un duplicato di quel documento, per cui non è possibile in nessun modo falsificare gli attestati di congruità. Una volta che l'impresa o il committente hanno in mano l'attestazione di congruità, il cantiere, quindi l'impresa, può essere pagata e il cantiere viene chiuso definitivamente. Nel caso in cui l'impresa, nonostante la richiesta di regolarizzazione, non riesca a raggiungere l'importo atteso per la congruità, il decreto prevede che venga indicata come irregolare nella banca dati nazionale delle imprese regolari e questo comporterà che il successivo DURC online che verrà emesso sarà considerato irregolare. Quello in corso di validità invece rimane invalido fino a scadenza. Con questo credo che abbiamo visto tutte le funzioni principali del sistema CNC DIL Connect. Ringrazio per l'attenzione e ridò la parola agli organizzatori. Grazie, dottor Durante. Invito ancora chi volesse a porre delle domande. Intanto una che è arrivata la faccio subito, poi decideranno i nostri relatori magari chi vuole rispondere. Per le imprese che operano con le categorie OS, come si devono comportare? Grazie. E allora, al momento il sistema, quindi CNC DIL Connect, richiede questo funzionamento. Allora, da un lato il decreto
all'articolo 2 richiede che tutti i cantieri soggetti a congruità sono quelli realizzati all'interno del settore edile, per cui l'impresa potrebbe trovarsi un committente che gli chiede l'attestazione di congruità per qualunque tipo di cantiere, anche per magari un cantiere che è di un'opera specialistica. Per questo motivo, al momento dell'inserimento del cantiere, Cianicedilcone chiederà comunque l'indicazione di una categoria tra le 17 previste dal decreto, e in questa fase chiederà all'impresa di autodichiarare la categoria di lavoro o più corrispondente al lavoro che sta svolgendo o con la percentuale di manodopera che l'impresa ritiene sia corrispondente al lavoro che sta facendo, ma ovviamente la cassa edile non potrà entrare nel merito di questa autodichiarazione e dovrà rilasciare l'attestazione di congruità per consentire all'impresa di essere pagata. Le parti sociali stanno discutendo proprio in questo momento delle eventuali categorie di lavorazione aggiuntive, quindi a brevissimo potrebbero arrivare indicazioni. Fino a quel momento tutte le imprese potranno avere un'attestazione di congruità per il lavoro, indicando una delle categorie a scelta tra quelle presenti nel decreto che possono permettere il rilascio dell'attestazione. Posso intervenire? Prego, prego, direttore. Sì, perché questa è una risposta molto importante, perché noi in questo momento abbiamo moltissimi cantieri post-vaia che proprio operano all'interno di questa categoria US 21, eccetera. Quindi questa è una risposta importante, perché avevamo ricevuto da altre associazioni altre risposte un po' concordanti su questo. Questa mi sembra molto chiara, e quindi domani cercheremo di estenderla anche a queste imprese che operano in questi settori. Grazie. Scusate, però completo un chiarimento. Questo è come funziona il sistema Cianicedilcone oggi, quindi è, diciamo, l'attuazione, l'interpretazione formalizzata per il sistema nazionale di questo problema che esiste, cioè le percentuali delle categorie vanno dal 5 al 30%, sostanzialmente l'impresa ne sceglie una e la cassa edile rilascerà l'attestazione su quella dichiarazione. Ovviamente le parti sociali potranno intervenire quando troveranno un accordo tutte, perché molte associazioni hanno giustamente delle idee proprie. Quando trovano un accordo tra tutte, daranno quindi delle indicazioni formali, quelle verranno adottate nel momento in cui arriveranno. Grazie. Sì, un'impresa scrive se potrebbe vedere per un momento ancora l'attestato di congruità finale. Ricordo, come dicevo all'inizio della riunione, che la riunione è registrata e quindi poi verrà inviata a tutti quanti, però non so se magari è il caso che si possa accontentare questo imprenditore. Intanto faccio un'altra domanda che ci è arrivata. Il simulatore di congruità resterà online per permettere alle imprese e ai mediatori di farsi un'idea? Sì, allora rispondiamo tutte e due le domande. Adesso rifacciamo vedere l'attestato. Ripeto però, questa grafica che vedete è provvisoria, sarà probabilmente molto più compattato. Qui vedete solo una parte dell'attestato, manca la parte finale, deliberatamente, perché si stanno ancora concordando i dettagli dell'ultima versione dell'attestato. Vi anticipo già comunque che sarà diverso, anche se le informazioni saranno comunque prevalentemente quelle che vedete a video. Detto questo, invece, per quello che riguarda l'altra domanda, il simulatore congruità rimarrà sicuramente sempre abilitato. Tenete presente che quello è un simulatore e si possono fare tutte le prove che si vogliono. Poi, quando si inserisce un cantiere, si vedranno i dati specifici di quel cantiere, che sono gli stessi che potete ricavare nel simulatore inserendo le stesse informazioni. Sì, ecco, magari se è completo. Cioè, il simulatore è uno strumento di analisi, diciamo, teorica preliminare. Invece, quello che chiameremo il contatore di congruità è la fotografia, quella che è stata vista anche in EDIConnect, che sarà disponibile anche nell'osservatorio cantieri e nel MUT, è la fotografia in itinere di quel cantiere, quindi mi dice mese per mese lo stato di avanzamento dei contatori di manodopera prima di arrivare alla conclusione del lavoro, quando invece potrò richiedere l'attestato di congruità. Quindi è proprio uno strumento pensato sul singolo cantiere per dare alle imprese lo stato di avanzamento e consentire quindi alle imprese di fare dei ragionamenti prima di arrivare al momento finale della richiesta e magari trovarsi con delle informazioni incomplete. Comunque è uno strumento che sarà disponibile sempre per l'impresa e il consulente.
Grazie. Avevo ancora una domanda che un'impresa mi ha fatto oggi pomeriggio, mi ha mandato una mail. Qual è la documentazione attestante la data di inizio cantiere che può essere richiesta alle ditte per i controlli delle denunce nuovi lavori, sia per i cantieri pubblici che per i cantieri privati? Allora, qui le parti sociali avevano indicato nell'accordo del 10 settembre 2020 l'intervento eventualmente del direttore lavori. Il decreto però chiarisce l'articolo 3,2 che ai fini della verifica di cui al comma 1, cioè quella di congruità, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla cassa edile territorialmente competente e successive. Per cui al momento il sistema, qualunque sia l'informazione che provenga da canale esterno, notifica preliminare o altri, l'unica informazione che fa fede è quella che l'impresa dichiara al momento dell'inserimento del cantiere, così come previsto dal decreto. Ciò non vuol dire che le casse potranno fare eventualmente dei controlli a lato della congruità per verificare l'autenticità di quelle informazioni, però ai fini della congruità oggi è l'autodichiarazione dell'impresa che ha effetto. A riguardo segnalo anche che proprio nelle FAQ CNC è stato chiarito che la cassa edile come ente non ha responsabilità all'interno della verifica di congruità, perché tutte le informazioni, sia quelle degli importi, delle durate, ma anche della manodopera denunciata, sono autodichiarazione dell'impresa, per cui la cassa edile non fa altro che sommare e conteggiare questi importi e alla fine fare la differenza per ottenere l'esito di vedere se è regolare o meno. Vedo adesso una domanda in chat al volo che chiede che è un subappaltatore che non conosce l'opera. Una precisazione: come detto abbondantemente dall'ingegnere Piscuola, i subappaltatori non devono inserire cantieri se non temporaneamente per permettere di attribuire le ore in attesa che l'impresa principale lo inserisca, perché il subappaltatore ai fini della congruità non risponde. L'unico soggetto che risponde ai fini della congruità è l'impresa affidataria, e anche questo è chiarito dal decreto, con una precisazione: la congruità non va a modificare normative già esistenti, quindi tutto ciò che riguarda la responsabilità solidale o tutte le altre normative sono immutate, è una normativa che si aggiunge, quindi solo ed esclusivamente ai fini del rilascio dell'attestato di congruità il subappaltatore non ha conseguenze e sono tutte a carico dell'appaltatore. Bene, grazie. Al momento non vedo altre domande. Non so se forse possiamo anche chiudere la riunione. Aspettiamo ancora un secondo se qualcuno si è preso un po' all'ultimo istante. Direi che possiamo chiudere. Io ringrazio ancora tutti quelli che hanno partecipato. Vi vedo che hanno resistito fino alla fine. Ringrazio in particolar modo i relatori per la chiarezza. Ricordo ancora un'altra volta che comunque poi uno se lo può rivedere con calma tutti i vari passaggi, perché invieremo la registrazione. Con questo io vi saluto e vi auguro buona serata. Grazie a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Buonasera.